l'individuo nasce maschio e ha dei sentimenti, direi, una spiritualità completamente femminile. È il caso di Princesa e delle molte princesse che convivono in mezzo a noi. Nella città dell'amore, dove dovremmo vivere solo d'amore. Nella città che dicono che non ci dovrebbe essere solo amore, invece sono dei fascisti di merda. L'emarginazione è dovuta all'eredità di culture millenarie. Il 12 settembre sono venuti a casa nostra con 30 litri di benzina, ci stavano bruciando vivi. E invece di avere appoggio dal sindaco ci ha detto che non siamo una famiglia naturale, è solo l'amore naturale. Io penso che proprio queste persone, o questi gruppi di persone, difendendo il loro diritto a somigliare a se stessi, difendono soprattutto la loro libertà. Allora, avanti, abbiamo telefonato in linea, le linee ancora intasate, lo so, e dobbiamo procurare un bel centralino, e questo è il problema, cresciamo, ci sono telefonate in linea, pronto? Eccola qua, pronto, buonasera, chi abbiamo in linea? Sono rifugiato di politico. Quindi con la scusa del terrorismo, precisamente ancora non so perché, ma a volte forse la gente può accettare di sacrificare la propria libertà per avere la sicurezza. Ma però i nostri telespettatori a casa così si addormentano. Sul piano esistenziale io sono un contestatore globale. Anarchia apocalittica. Per un certo tempo, da ragazzo, ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Voi mi tenete la roba vostra, lasciate stare la mia, se no sono pasticcio. Questa era la pochezza. A loro si sono prostituiti tutti i governanti. Loro decidono come devi vivere. Obbedite, sposatevi e prolificate. Noi siamo tutti morti di fame, ma ci azzanniamo l'uno con l'altro. Qualche problema. La terra è diventata un covo di corpi pieni di spiriti immondi. Siamo circondati da cose abbandonate, paesaggi senza alberi. Crediamo di essere ricchi e invece siamo precipitati nell'abisso dell'aridità e della miseria, privandoci di ogni aspirazione, espressione e valore umano. Non abbiamo più identità. Siamo simili a dei robot. E con la vanità, l'ansia e l'indolenza ci anestetizzano la mente. Svegliatevi! Svegliatevi! Le ho chiesto se ha qualche problema. Chiudono un sacco di fabbriche e noi li vediamo scorrazzare con le loro limousine di merda. Allora, oggi il mondo è in preda al debito, l'avete capito? Cioè noi andiamo a prendere la moneta a prestito. Alla moneta sta l'economia, come le emozioni positive stanno alla vita. Il principio informatore. Quello che maneggia l'oro detta legge. Lo sai, dovresti avere un po' più di pazienza. E invece ne ho le palle piene.